Carissimi investitori, buongiorno. Io e la mia valigia stiamo andando da Roma con il pullman, ovviamente, alla Crypto Conference di Bologna. E dato che il mio cameraman non è presente e il biglietto di questo evento, se lo prendevate con il mio link, lo pagavate zero, ho pensato che sarebbe stato figo fare un video dove si vede proprio l'esperienza utente di una persona che va a questo tipo di eventi cripto. Diciamo che in questo video andrò più da fruitore che da creatore di contenuti, però farò anche il contenuto, cioè, quindi boh, è strano. Questo è Investitori Folli, la più folle community di investitori in Italia. Raga, praticamente con Itabus ormai ho l'abbonamento, cioè potrei pure dire all'autista: senti, scendi, guido io, tanto ormai la strada la so a memoria. Vi assicuro che arriverà un giorno in cui non avrò più bisogno di prendere il pullman per spostarmi. Speriamo. Carissimi investitori, siamo arrivati dopo 4 ore e mezza di pullman e un'altra mezz'ora buona di autobus, però devo dire molto comodo. Siamo arrivati. Ricordate sempre, ogni soldo che risparmiate è un soldo in più che potete investire. Forse non dovrei passare qui, ma che bello, un peperoncino gigante. Fico, un po' come me, o almeno così dice sempre mia madre. Comunque sto camminando di più all'interno dei parcheggi del Fico Italy World che in tutta la camminata che ho fatto fino ad arrivare qui a Bologna. Ma ci sono le caprette qui. Ciao caprette. Un tacchino, un altro tacchino, gli asinelli carinelli. Là c'è pure una specie di bull market. Oh, adesso ci siamo. Appena beccato che usciva Gianluca Comandini, niente, sta tornando a Roma. Ci siamo. Ah, grazie mille. Ce l'abbiamo fatta, carissimi investitori. Abbiamo il nostro accredito, la nostra welcome bag. Attenzione, siamo arrivati in tempo per il pranzo gratis. Ah, che bello, ma che bellezza queste crypto convention, mamma mia. Chi si vede, i crypto influencer? Carissimi, mi ha fatto notare Luca Boiardi che a me mi hanno rifilato il pass basic, però l'organizzatore dell'evento, Francesco, mi ha assicurato che avevo quello premium. Adesso tocca andare dalle signorine della reception per farci dare ciò che ci spetta. Grazie, perfetto. Eccolo qua. Oh là, praticamente con questo pass possiamo mangiare gratis. Madonna, è peggiore questo. 2 minuti fa era basic. Solo per mangiare gratis. Non ti vergogni neanche un po'. È stato neanche un po', ne vado fiero. Vergogna, vergogna, bravo. Prima di mangiare vediamo un attimo di posare la valigia. Mi è stato detto che c'è il guardaroba là in fondo. Tanto la valigia va da sola. Ah, ma prima di posare le cose vediamo un attimo che cosa c'è nel welcome bag che mi hanno dato, vediamo. Vabbè, cose da visita, altre cosine. Vabbè, pubblicità, niente di interessante. Ah, questo è il dessert, no? Pare di sì. Sì, è il dessert. Sì. Allora, ho finito di mangiare. Molto bene, tra l'altro. Veramente gradito questo pranzo. C'era primo, secondo, contorni, stuzzichini, anche il dolcetto bello proteico. Ho chiacchierato con un sacco di gente. Adesso si entra, che c'è la conferenza. Sale congressi. Sala C, main stage. Pieno. No, mi siedo perché c'è lo speech con i content creator. La SEC ha preso di mira i grandi player del settore, quindi perché in quel momento gli ha fatto far tutto e adesso è un problema? Cioè, il problema non è tanto dell'operatore, ma è di chi sta gestendo la regolamentazione, che non ha idee ben chiare. Questa è l'impressione che arriva. Io credo che la SEC stia agendo in modo veramente ridicolo. Dice di voler proteggere l'investitore, tuttavia quello che sta facendo è l'esatto opposto, perché quello che fa è mettere i bastoni tra le ruote ad aziende come Coinbase, che si sono sempre fatto un mazzo così per regolamentarsi. Si sono andati a cercare mille volte, a dirgli: ma come posso fare? Cosa devo fare? Che hanno permesso di quotarsi sul Nasdaq al tempo, che hanno passato ovviamente un'ispezione della SEC che gli ha dato l'autorizzazione. Va tutto bene, poi ti faccio causa perché hai il security. Secondo me la causa contro Coinbase è veramente ai limiti del ridicolo. Io
io la penso così. Se dovessi parlare io, direi che avendo un approccio molto più passivo, notizie di questo tipo, che poi a 6 mesi si confermano, magari non confermano, nemmeno mi preoccupano. Cioè, il mio approccio è talmente a lungo termine per questo settore che la regolamentazione della SEC, la notizia di oggi, nemmeno la tocco. Qualcuno fallisce perché voleva fallire sin dall'inizio, altri falliscono perché non sanno gestire. E non cambia molto. La differenza che c'è qui, e che è molto difficile da comprendere, è che si va subito pubblici. Cioè, qua si chiacchiera, si fa, però io devo ancora scroccare le magliette di Crypto Gateway. Può partecipare alle operazioni. Cosa vuole questo adesso? Devo scroccare le magliette. Ma non le hai ancora prese? Ancora no. Non stai aspettando? Ciao amico mio. Buonasera. Se volete le magliette dovete fare il 100%. Dov'è la preamera? È qui. Il 100% di risposte esatte su 19. Camerizza il QR. Ma è sulle cripto? Ma io faccio una figura di merda. Sulla... 2 hours later. Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Incredibile, ragazzi. Maglietta da romano, cacio. La maglietta che c'è qui. 19 su 19, incredibile. Io prendo pure qualche sticker, eh. Si può, prendi, no? Tutto, prendi tutto. Prendi tutto? Prendi che... tutto. Prendi tutto, l'ha detto. Ma questo cambia tutto, prendiamo, so. Prendiamo. Oh mio Dio, ma questo è peggio della peste. Ce l'hai fatta. Ma pure cacio e pepe si è preso. Beh, la sì, più rara. 19 risposte corrette su 19. Vai, vai, vai. Abbiamo scroccato? Non abbiamo ancora scroccato. Gira la ruota. Mannaggia. Ci sono prima io, mettiti in fila. Sto scroccando io la maglietta. Ti metti in fila. Io voglio la maglietta comunista. C'è la maglietta comunista. Sono nere, non sono comuniste. Niente magliette rosse qua. Bitcoin è apolitico, ragazzi. Noi non abbiamo confini. Rispondiamo a tutti. Tranne a qualcuno che ci sta poco simpatico. Anche qua tocca scansionare il QR code. Però noi lo facciamo perché non siamo content creator, siamo normalissime persone che sono venute qui gratis all'evento perché il biglietto costava 0 e quindi, come tutte le persone normali, dovremo girare la ruota per vedere se riusciremo a vincere una maglietta. Coloro per esempio hanno girato la ruota e sono riusciti a vincere un cappellino. Certo, potevo darla con un po' più di enfasi forse. Vediamo, vediamo. Cappellino! Cappellino. Beh, c'è il Bitcoin, quindi non ci lamentiamo. Oh, eccolo qui. Bitcoin. Là. L'abbiamo brandizzato ormai, l'abbiamo perso. Alla grande. La maglietta, niente, ho girato la ruota e ho beccato il cappellino. Però io sto facendo il video da persona normale che va all'evento, perché questo evento costava 0, no? Sì. Col biglietto, sì. Quello scontato. Beh, quindi una persona normalissima che va, fa le cose che fanno tutti. Bisogna girare la ruota, ho girato la ruota e ho vinto, sì, il cappellino. Qua c'è del declino, perché io me lo ricordo a Roma, questo ragazzo qua. Era con più in forma. Nero, pieno di gadget. E mo c'è un cappellino in testa. No, ma il pelato di conio comunque mi ha assicurato, poi mi manda le cose a casa. Hai messo il vestito, ti meriti la maglietta, giusto? Vai. E il cappello di conio. Vai. Quindi adesso mi dai una maglietta anche. Vai. Ufficialmente la maglietta. Basta il Bitcoin sempre. Carissimi investitori, so che dobbiamo fare le persone normali, però se c'è la possibilità di scroccare, noi la maglietta ce la prendiamo. C'è la proiezione del film, che è un documentario tipo su Bitcoin, non ho capito bene. Come potete vedere, la sala è piena zeppa. Nel maggio 2007 il manager di... Oh, però sembra interessante. Breve recap della giornata. Abbiamo innanzitutto scroccato. Questa è un po' di robetta che appunto poteva prendere chiunque. Maglietta di Crypto Gateway, cacio e pepe, che appunto per me che sono romano è fantastica. Cappellino Bitcoin di conio. Cioè, raga, pensate che figata andare in giro con questo. E la maglia comunista, asta il Bitcoin sempre. Che questa però l'abbiamo scroccata perché siamo noi. Quindi infiliamo tutto in valigia. Là. Ora sono le 7. Teoricamente avrei la cena di gala. Solo che sono ospite dal mio migliore amico che abita qui a Bologna. E lui però non ha la cena di gala. Però devo aspettare che lui esca dal lavoro. Esce di lavoro alle 9. Quindi sarà qui per le 9:30, 9:40 circa. Quindi niente, devo aspettare le 9:40. Entrerò nella cena di gala, ma non mangerò perché poi devo mangiare con lui. Vabbè, niente, aspetto qui 2 ore a fare.
hours later. Carissimi investitori, siamo finiti alla VIP dinner. Cioè io non lo so come ci sono finito qua, poi sono tutti eleganti, lo so, sono un po' così insomma. Però si mangia gratis, quindi va bene così. Parcheggia di qua, Fra. Dai, Fra, andiamoci. Ma Fra, ma fidati, vieni. O senza parlare di grip, si manda a fanculo. Sì, sì. Passano quello tempo lì e non c'è stato, cioè c'è stato meno quello che ho saputo, poi dopo anche seguendo tutte le sue attività, quello che ho capito praticamente il commento. Carissimi investitori, secondo giorno di fiera, stiamo andando alla Crypto Conference. Sono stato a casa del mio super miglior amico che vive qui a Bologna. Questa volta arriviamo in macchina, almeno ci vediamo tutta quella mezz'ora sotto al sole di ieri. Eccoci qui, secondo giorno di fiera. Penso che lo dedicherò al crocco del cibo, ovviamente, perché è quasi ora di pranzo. E poi però penso anche che mi guarderò qualche altro speech e cercherò magari di farmi un po' di contatti con le aziende, diciamo. Gli antipastini molto buoni. La lasagna non l'ho presa perché fanno 42 gradi, quindi non mi posso mangiare la lasagna. Ho preso l'orzo con i piselli e le foglioline di menta, bello fresco. Questo pollo che c'ha un aspetto strano con gli spinaci, invece è molto buono, l'ho voluto provare proprio perché è un po' strano, buonissimo. Pancia piena. Ora quello che farò, li vedete tutti questi stand che ci sono qui in giro per la fiera? Ecco, l'obiettivo sarebbe riuscire a rifilare un po' di questi bigliettini da visita un po' a tutte le aziende che ci sono qua. Guardate i bigliettini come riprendono le scarpe, tra l'altro incredibile. Penso proprio che inizierò da diretta. Sarebbe figo riuscire a farci qualcosa. Chiacchierata fatta, durata tantissimo, ci siamo messi a parlare di tutto e di più. È stato più che altro interessante vedere il lato proprio istituzionale, quindi broker finanziario registrato dagli anni 90, servizi di investimento, parlare di criptovalute. Tra l'altro loro simpaticissime, erano torinesi ma avevano tutte origini del sud, quindi proprio a parlare a gogo. E niente, alla fine ci siamo scambiati i contatti, mail, marketing e tutto, quindi andata agli eventi. Adesso ci guardiamo un po' di speech. Ma c'è Luca. Io sono di parte su Bitcoin, sono di parte su Ethereum, penso che abbiano un enorme valore e ne parlo con questa convinzione e trovo sia giusto affermare chiaramente con disclosure io possiedo o non possiedo questo asset. Alla fine non c'è nulla di male, è soltanto trasparenza aggiunta e la trasparenza può solo portare, penso, della positività e basta. Cosa vorreste vedere nel breve e medio termine con questo mondo in generale? Sta succedendo tutto quello che si può immaginare sta succedendo e succederà. Bisogna solo avere la pazienza di aspettare e lashare che accada. Parliamo sempre di DeFi perché è la cosa più vicina a dove nasce il settore. C'è tutta un'evoluzione che deve avvenire e per essere veramente scalabile deve avere quello strato base di cui parlo spesso, il layer 1. Insomma, non è detto sia Ethereum, Ethereum ha creato uno standard. Sicuramente quello più avanti e sta dando un po' la direzione, ha anche messo come standard il suo linguaggio di programmazione perché Solidity ormai è preso come riferimento anche da quel punto di vista per chi costruisce. Benvenuto a Ivan Bixio, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Emilia, consulente della Commissione Parlamentare. No, Guardia di Finanza. Erano dibattute, non esistevano regole nuove. Stava parlando la Guardia di Finanza, ho pensato che fosse meglio andare via. Mi ha preso un colpo, è salito quello, ha detto adesso interviene la Guardia di Finanza. Ammanettamento in diretta. Grande. Ma tra l'altro vogliamo parlare di quanto è bella questa Tesla tutta fatta con roba cripto? Questa roba qua che è fantastica. Poi vabbè, qua ci sono tutti i stickers, gli sponsor. Manca solo quello di Investitori Folli, che anche se non sono sponsor, io comunque se avessi avuto lo sticker ce l'avrei appiccicato lo stesso. Però non ho lo sticker di Investitori Folli, mannaggia. Adesso siamo stati un po' fuori. Ora mi piacerebbe andare a sentire lo speech di Amelia, che era disperata, poveretta, che diceva no, ma
ma mi hanno messo lo spiccio tardi, se ne stanno andando via tutti. Quindi ho detto dai, sarò in prima fila. E ora andando a vedere se sta iniziando. Oh, qui hanno per esempio il mining di Bitcoin con tutto il sistema bancario. Tutti qui per Amelia. Per quanto riguarda la contraffazione, è proprio l'antitesi dell'NFT e della blockchain. Il fatto di rendere un IVO con file rende quell'NFT unico e quindi immediatamente si può comprendere qual è l'originale di quell'NFT. Sia un po' una bolla, così dicono, un trend, una moda, finirà anche la dell'NFT. Qual è il tuo punto di vista? Ammetto che ovviamente un paio d'anni fa ne parlavano tutti, era una buzzword, gli NFT avevano segnato record anche abbastanza inspiegabili. È ovvio che possiamo parlare di una bolla, come un metaverso, come ora l'intelligenza artificiale, ciò non vuol dire che è una tecnologia che è destinata a morire. Io direi grazie mille Amelia, tutto super interessante, lo trovo molto, molto affascinante. Regà, è finita. Bell'evento, no? Emozionante. Infamiamo Marco Costanza, che non è qui con che noi. Che non è venuto, ha preferito andare tra i massimalisti a Praga. Lo so, Marco, fra un pochino parti, te ne vai 6 mesi e ci lasci qui da solo. Ma sto scatolone che c'è qua? Lo sapevo. Cerchiato. Posso sentire quanto pesa? Ma qua ce n'è. Roba qua, queste sono quelle di Bit Cashback. Esatto. Vabbè, me ne prendo una rosa, posso? In un modo o in un altro vanno. Raga, Simone Manco di Crypto Beers ha fatto l'acchiappo qua perché, attenzione, ha trovato gli alberi di ciliegi dell'Italy. Guardate qua che prodottino, questo è anche gemella. Questo è proprio metro zero. Eh? Ah, metro zero. Bravo. Metro zero. Tra l'altro, cioè, le ciliegie al giorno d'oggi valgono più di Bitcoin, quindi tocca approfittare. Il problema è che sono lontane. Buono. Lì ce n'è una bellissima. Guardate questa quanto è rossa. Ui, buona. Tra l'altro queste sono le prime ciliegie della stagione che mangio perché sono povero. Siamo in bear market e sto approfittando per fare un giro all'Italy di Bologna. E guardate che carino, cioè tutto bello, tutto figo. Qua c'è sta bottiglia di vino che c'ha sta cosa troppo bella. Ma romantico. L'uomo e il mare, piramide olfattiva. Infatti devo dire che si sentono un sacco di odori da qua. Entriamo un po' a vedere. Cioè praticamente dentro al fico c'è una specie di museo multimediale completamente gratuito. No, ma guardate che figata. Ruota il timone per scoprire le meraviglie dei nostri mari. Sto guidando la barca. La sto controllando io. La sto controllando io, ma che figata. No, ma pensate, guardate qui che figo. Interessante. Mannaggia. Oh, ma voi sempre la mia zecca preferita. Ma voi sempre stesso tavolo, sempre a bere, stesso tutti tavolo, i giorni. Stesso contesto. Stesso mare. Stesso mare, stesso bar, aspettava giusto te che venissi a rompere i coglioni. Gli occhi della felicità, zoomiamo. Gioia infinita proprio, gli occhi della terza birra. Comunque regà, ditemi quello che volete, ma le cripto sono tutte un ponzi. Oh, grazie per l'evento. Ah, proprio con la giacchetta qua, Ma che è? Stai registrando? Eh sì. No, questo va su YouTube. Fatto piacere avervi. Saluto anche la tua community. Grazie. Ok. Alla prossima. Possiamo tornare a casa. Alla fine abbiamo scroccato un passaggio fino a Bologna Centro dal manager di Ciccio Gamer. Poi un giorno vai a sapere, chissà, magari succederanno cose. Quindi adesso, siccome sono a Bologna Centro e mancano 2-3 ore all'arrivo del treno, ho deciso di esplorare un po' la città. Guardate che bello. Allora, questa dovrebbe essere la statua di Nettuno. Come faccio a saperlo? Beh, ma perché sono un esperto di mitologia greca e di storia dell'arte. Qua invece c'è un... non lo so. Però figa quella torre là. C'è tutta la piazza centrale, suppongo. Che penso sia divisa un po' in due. Cioè, questa è piazza centrale, ma anche questa è piazza centrale, no? Oh, adesso siamo arrivati alle due torri. Che ovviamente mi fanno venire in mente il Signore degli Anelli. Tum, tum, tum. Tum, tum. Potevamo non lasciare una piccola chicca? Ora, visto che inizio ad essere piuttosto stanco, io direi che me ne vado al Burger King all'interno della stazione dei treni, così aspetto lì e mi riposo un po'. Anzi, quasi quasi, se riesco, mi metto anche a continuare un po' a scrivere il libro. Ci guardiamo un altro po' di castelli mentre ce ne torniamo alla stazione.
siamo arrivati al Burger King. Intanto qui si accumulano punti e vediamo un po' che cosa ordinare. Euro King a un euro. Ma in che senso, scusa? Dove sta l'euro? Sorpresa delle sorprese, ho abbastanza punti per prendere un chicken burger in omaggio, quindi oggi non pagherò niente. Raga, uno scontrino da 0 euro. Grazie. Eccoci qua, carissimi investitori. Siamo arrivati al Burger King. Ci mettiamo un po' a lavorare con il nostro computer, un po' a scrivere il libro. Comunque sia, perché sto facendo tutti questi video, eccetera? Secondo me è intrinseco nell'esperienza utente di uno che va agli eventi cripto. Uno viaggia, conosce persone. È assurdo pensare che, per esempio, sono arrivato fino a qua, che mi ha accompagnato il manager di Ciccio Gamer. È veramente strano. E però uno appunto fa conoscenze, poi appunto l'evento è figo, impara cose nuove. È anche un'occasione per girare la città, monumenti, tutto quanto. Andate agli eventi, soprattutto se sono gratuiti, e vivete, insomma, fate esperienze, perché niente, fate esperienze, è figo fare esperienze. Ciao, mangio il panino e scrivo il libro.